Buon pomeriggio a tutti ragazzi del vostro Kartal, eccoci qua, live reaction appunto di Perugia, Sud Tirol. Perugia che deve per forza assolutamente vincere se ancora vuole restare a quella speranza di uscire da questa crisi sempre più nera. Ragazzi, per il momento sono solo, non è un problema, tra poco raggiungeranno anche i nostri amici appunto del Perugia. Probabilmente forse un collegamento anche dallo stadio Renato Curi di Perugia, direttamente dal nostro amico sia Enrico che praticamente Francesco che saranno insieme. Intanto ragazzi, io per oggi voglio essere fiducioso. Per oggi voglio augurarmi appunto di trovare di fronte a noi una squadra che in questa settimana si sia allenata con i giusti attributi, che abbia avuto le palle per poter fare praticamente una settimana di lavoro intensivo, soprattutto, e che questa volta portiamo a casa la vittoria, perché oggi l'obbligatorio è vincere, senza se e senza ma. Ciao Andrea, buona domenica e buon pomeriggio. Quindi io mi auguro appunto che oggi possa vedere il Perugia veramente come non si è mai visto. In questa settimana sono successe tante cose a nostro favore, molto belle. Possiamo tranquillamente dare anche l'ufficialità, appunto, per il progetto del nuovo Renato Curi che dovrebbe partire appunto nel 2024, da come si legge dal comunicato che ha lasciato la società AC Perugia. Oh, eccoci qua, ragazzi, non sono più da solo. Ecco qua. Ciao Buon pomeriggio, ragazzi. Ciao Gianluca. Siamo solamente io e te oggi, eh? Carta. Siamo insieme, buona domenica e buon pranzo tra un po', Grazie. Sono le 11:10 adesso. appunto, di qua invece sono le 16:10, 5 della partita. La Gialun, settimana, progetto stadio, è andato in porto finalmente. Speriamo bene, speriamo più che altro, più che, sono sincero, più che lo stadio sto sperando che ci sia una società diversa che entri perché se no ragazzi facciamo il botto stanno. Cioè, è inutile fare lo stadio e poi ci teniamo Santo Padre perché non si può andare avanti. Eh sì, Io assolutamente sì. Sì, spero veramente che le cose cambino e che ci sia un'evoluzione in avanti, perché sennò è triste, veramente assolutamente sì. molto triste. Perché quel bel progetto, sinceramente, ci vuole anche una squadra degna di nota, ci Beh, vorrà. certo. Io non voglio dire niente, ma hai visto i nostri cugini di campagna, sì? Sono primi in classifica oggi. Ecco. Tanto per, no? Quindi, ma meritatamente direi, Sì. Hanno passato anche loro all'inizio un inizio burrascoso. Hanno perso due o tre partite, però dopo hanno macinato vittorie su vittorie, tanto, tanto meritato. Insomma, ecco, sono sincero. Loro hanno un progetto, noi non ce l'abbiamo mai avuto, quindi questo è il discorso. c'è anche da dire che loro sono 3 anni che hanno lo stesso allenatore, ogni Esatto, anno hanno. fanno degli acquisti mirati, non stravolgono le squadre e quant'altro. Quindi, Tutto il contrario nostro. esatto. Quindi io mi auguro solamente che con quel bello stadio, con tutto quello che si è parlato, si arrivi almeno a una posizione oggi di classifica, tocca vincere per forza. Oggi, altrimenti. Assolutamente. Dopo i regali fatti anche dal Pisa, che ieri è stato fermato 3-3 appunto col Palermo, il Modena Esatto. che ha vinto sul Como 4-5-1, mi pare. 5-1. 5-1, solo noi ci potevamo perdere col Como, solo Veramente, noi. veramente. Non so, io non lo so, io ho visto un Perugia sinceramente un po' migliore. A livello di gioco, se non parlare a livello di gioco, un pochino più di passaggi palla, un pochino più di concentrazione, un pochino più di movimento, però bisogna di fare qualcosa in più, sinceramente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Come dice appunto Manuel, la Ternana ha fatto la stessa partita contro di noi nel primo tempo e al secondo tempo loro vengono fuori. Attenzione ragazzi, da Renato Curi, Eccolo qua. eccolo!
Allora, c'è l'inno, se sei biglietto per il giorno. Ok. Che bel contributo anche dallo stadio. Diretto, in diretta, esatto. Proprio. Chi meglio di non potrebbe stare, ragazzi, siamo meglio di Sky in questo momento. Quindi, ragazzi, io non vi leggerò i commenti in questo preciso istante perché praticamente sto vedendo la partita. Quindi, se non vi leggo, vi chiedo scusa, vi recupererò, diciamo, a mano nel tempo. Intanto, ecco la squadra che scende in campo. Gianlu, tu sei con gli stessi orari? Non lo so, io sto a vedere adesso lo stadio, i tifosi che sono con le bandiere, con le sciarpe. E quello è Enrico, vedi? Un Enrico. Quindi il nostro stadio invece dovrebbero farlo a fine stagione. Beh, Manuel, ma il Sardini è uno stadio bellissimo. Infatti sì, spero che lo ristrutturano. Oh, vedo il Manterboso migliore, eh. Mo Gianlu, quando vedrai il campo è molto migliore rispetto eccolo, lo sto vedendo adesso. Stanno entrando adesso da me. Lo vedi il campo già? Sì, sì. Parerebbe un pochettino, no? Ho rifatto come Cristo comanda, sembra. Quindi, beh, se uno fa anche la manutenzione qualche volta, esatto, migliora. Tutti questi soldi buttati lì, va bene così comunque. Io non dico niente. Però. Comunque vi dico solo una cosa, che secondo me sto presidente pensa soltanto al soldo. Non... Sì, sì. E lo sai che c'ha, l'hai sentito il video che vi ho mandato, no? Lui c'ha l'obbligo dell'indennizzo almeno di 2 milioni, eh? 2 milioni e mezzo, 1 milione e 250 mila sì, euro. Sì, e poi spalmato in 2 anni. Sì. Quindi non so tutte queste grandi cifre alla fine. Quindi. Beh, Angela che ritorna capitano. Lui ciao Edoardo, benvenuto qua. Lui mette soltanto una piccola parte, no? Alla fine. Sì. Chi è? La conosci sta società americana che investe 30 milioni di euro? No, però mi fa ben sperare che questo potrebbe essere già lui, forse l'inizio che Santo Padre se ne va, ne fa capire. Io penso di sì, perché chi va a investire, scusami, 30 milioni, esatto, 30 milioni di euro in uno stadio senza bravo, senza così di gratis per niente, perché se esatto, 30 milioni di euro, questo penso che potrebbe, poi ho detto pure io, ecco Bisoli intanto, l'ex che rientra a Perugia. Infatti quello che dico anche io, possibile che tu spendi 30 milioni di euro e gli fai gestire a Santo Padre tutto quanto? Non credo. No, è ovvio che no. Ciao Alex, intanto, ciao Maria, ciao Edoardo, ciao Manuel. Ragazzi, noi adesso in questo momento sapete bene tutti quanto la partita possa essere delicata e... leggeremo poco e oggi spero di non incazzarmi come l'altra volta, anche. Veramente mi sono persi i gangheri. Cioè, lo so che ha preso, lo so che ha preso. Partiti intanto, partiti. Ancora da meno, se sto indietro. Parte subito forte il Perugia in avanti. Meno male, mi fa ben sperare. Vai! Subito col pressing, crossa in mezzo! Nulla. Che poi già lui, tocca dirlo, eh? Noi su De Tirol, sulle statistiche, sono a favore. Ci abbiamo sempre vinto, sì. Se ti ricordi. Una pareggiata in Serie C all'andata, 1-1, ti ricordi con quel rigore dubbio? Sì, chiaro. Poi abbiamo vinto al ritorno e l'anno scorso ci abbiamo vinto in Coppa Italia con loro. Quindi, a statistiche... E poi giochiamo anche in casa, insomma, via. Ancora da me ancora non sono partiti. Io sto a 45 secondi, attenzione, mamma mia, su di Tirol subito in avanti è subito pericoloso, due palloni in campo, Gori, ma ci guardi quando fai le cose, Gori sei coglione sei, eh. A me sinceramente non mi entusiasma questo portiere, io già l'ho sempre detto, non ho capito a questo punto perché non famo giocare a Furlan che era il secondo dell'Empoli, boh. Appunto. Se quello a scuola Empoli comunque fanno bei portieri, fanno bei giocatori a scuola Empoli, non ho capito perché non gioca. Deve giocare per forza Gori, io non ho capito perché. Vabbè.
Angela che torna capitano, speriamo che torna con la testa giusta, spero. Sono a 30 secondi io. Ah, adesso. Ok. Quindi si è appena recuperato. Speriamo bene. Ma speriamo bene, dai. Secondo me la Baldini può fare bene alla testa dei giocatori, secondo me. Vale, se oggi perdiamo vedrai un Kartal che non riconoscerei più, perché con tutti li va a fanculo e con tutte le cose che dirò meglio che non parli. Attenzione, un fallo dubbio in area di rigore su Luperini. Fatemi ripetere. Beh, insomma. Beh, io chiamerei la VAR, arbitro, eh? Ecco. C'è il check del VAR, ci potrebbe essere un calcio di rigore per noi, Gianlu. Non ci sono arrivato ancora. C'è un check del VAR, ah no, niente, non ha dato, no. Manco check no. Del VAR, niente. Niente, tanto noi fino a che non c'è frattura esposta non c'è rigore. Sì, Manuel, infatti lo dico anche io che nell'ultima partita appunto il Sud Tirol l'ha vinta tutta da quando è entrato Pisoli in panchina. Quindi speriamo bene. Il Palermo sta deludendo molto, assolutamente sì, per come le aspettative che avevano, sì. Ma secondo me non hanno trovato ancora la quota del cerchio. Siamo noi che stiamo a fa schifo più che il Palermo. Dai Lisi, non te impiccia, bravo! A che minuto sei, Kartal? 3 e 17. 3 minuti adesso io. Sto recuperando. Esatto, vale, anche il Benevento quest'anno sta rischiato e brutto. Ieri vinceva 2-0 con la Ternana. No, come si fa a perdere 3-2? A farsi recuperare 3 gol, dai. Ma infatti quella squadra, pure loro, sono imbarazzanti. Sinceramente dal Benevento non me l'aspettavo. Cioè l'ultimo gol che ho visto della Ternana, cioè gliel'hanno proprio fatto, proprio regalato proprio, cioè spara quel pallone fuori dall'area, no? Dai! Che cazzo è? Fallo, ma vaffanculo. Ma posso essere contento, Vale, che sono primi? Posso fargli solamente i complimenti? Da sportivo gli faccio i complimenti. Da avversario normale che te dico, non sono contento per niente. Però se devo ammettere praticamente sportivamente, è una squadra che a oggi è più forte di noi. C'è poco da fare. Hanno anche più giocatori, più di livello. Ci hanno avuto un progetto più importante. Danno costanza a quello che fanno. Cosa che noi no. Quando c'è mettere le cose, c'è da mettere. Non è che. Speriamo che a gennaio se ci siano qualche segnale positivi, dai. Speriamo. Questa è la nona. Se oggi non vinci manco con loro, veramente la vedo profondo rosso proprio. Profondo rosso. Profondo rosso, come il colore nostro. Vai, riparti! Mamma mia, ti mannaggia. Cross in mezzo della Sud Tirol, attenzione! Niente. Palla rispazzata da Peruccia, meno male. Oggi la squadra parerebbe che c'è un attappiglio, questo te lo posso assicurare. Entrata con un attappiglio, che pare con più voglia, più grinta e quant'altro, però. Te lo dicevo che secondo me Baldini lavora molto sulla testa della squadra. Il prossimo anno, se fosse ora, ma in Serie C, Perugia, vabbè, andiamo tutti quanti in Serie C, dai. Se faremo le live reaction tutti quanti in Serie C, che te devo dire? So solo che appunto ti ringrazio intanto Edoardo per avermi detto sei il signore, ma io l'ammetto le cose, io perché forse a calcio ci ho giocato, quindi perché non ammettere le qualità di una squadra quando ha mostrato fino adesso di essere una squadra migliore della mia? Quando c'è da dirlo, c'è da dirlo. L'obiettività e la sportività, c'è da dirlo, poi è normale. Io che te odio, si sa. Io devo essere sincero, Kartal, non so se quanto sia molto più forte del Perugia da Ternana. C'è una mentalità che secondo me è diversa. Ha avuto appunto degli episodi, dei momenti diversi, però secondo me a livello qualitativo secondo me non c'è stato un esorbitante divario tra le due squadre, che una sta prima e una sta ultima, secondo me no.
Quello no, però loro, come ti ripeto, loro già lui ci hanno avuto 3 anni lo stesso allenatore, li conosce tutti, l'ossatura della squadra è rimasta la stessa e a mano hanno fatto gli innesti. Sono stati bravi su quello, a differenza sì, nostra. Sì. E tanto scelte già conosco che la Serie C non ti preoccupare, oppure vinta. Mi piacerebbe ribeccarmi il Pescara, quello sì. Quello mi piacerebbe rifarlo. Che poi qui c'è pure il nostro ex Carretta qui, nel sud di Tirol. Ah sì, No. Da me sta in attacco con Paz. Stiamo giocando abbastanza bene. Il gioco oggi mi piace un po' di più di quello del Modena. Attenzione a sti imbucata, Angela. Non gliela passa a questo, mamma mia. Ogni volta che la passa a Gori mi sento male. Noi dobbiamo stare attenti che loro giocano molto passaggi in verticale. Eccolo. Guarda, Alex, Vivarini lo conosco molto bene io, lo sai perfettamente, anche tu penso che hai avuto modo. Vivarini ha fatto sempre bene in Serie B, ha fatto bene con l'Empoli, ha fatto bene col Bari, ha fatto bene con Latina, ha vinto un campionato col Teramo, quindi a me non è che mi dispiacerebbe. Sinceramente, infatti, meglio De Baldini è sicuramente, anche se oggi pare che la squadra... Vabbè, e perdiamo sempre palla a centrocampo. E vabbè, c'è sta. E non abbiamo centrocampo, questo è il più grosso problema del Perugia. Luperini non rientra, non dà copertura. Ma Juan è parecchio che non lo fa giocare. Ah, non lo so infatti che fine ha fatto Juan, non giocava più nemmeno, se ti ricordi, nemmeno con... Oddio, l'ex allenatore. Ah, è Castori. Castori, manco con lui lo vedeva tanto. Quindi, ma assolutamente sì, il migliore allenatore di Serie B a livello, ha detto bene Manuel. Vecchia, Lucarelli, Inzaghi, Cannavaro starei a aspettare prima di dirlo. Vigo, cosa, come si chiamava? Venturato è anche un grande allenatore. Che? Mezzo all'area di rigore, mamma mia, un po' più cattivi no, Mamma mia. Io avrei avuto Venturato, guarda. Solo che ne fa questa squadra? Anche. Ma non lo so, non so quanto prendeva, diciamo, cosa alla spalla. Ma no, ragazzi, non tiriamo mai da fuori. No. Gesù, dai su sto giro palla, dai con sto giro palla, su. Ancora che non si sta a far giocare lì, sì, io lì sì, non lo voglio più vedere. Angolo, dai, prendiamoci un altro alto d'angolo. Io vedevo Castori, signora Cubra, a chi lo dice, signorina, benvenuta. Ah, voglio se non sarei tenuta Castori. Purtroppo è inutile che prendi gli allenatori buoni e poi dopo non spendi soldi per costruirgli una squadra, e questo è il problema. Esatto. Dai! Mannaggia, altro calcio d'angolo, stiamo sempre in area loro. Stiamo sempre in area loro. E niente, niente. Noi abbiamo una grande fatica per segnare. Sì. Quanti gol avremmo fatto? Uno, mi sembra. Due? Di gol? Quattro. In attivo e 12 in passivo. Ecco. Quindi. Altro calcio. Ma anche Olivieri non ho capito più che ha giocato. Che... Boh. Quest'anno è molto discontinuo. Si è perso. L'anno scorso spaccava le partite ogni volta che entrava. Vai. Mettila a mezzo. Bene! Giro di testa!
il portiere della Sud tiro para a terra, mamma mia. Luperini in girata di testa, quasi gol, ma il portiere blocca a terra. Intanto, ragazzi, vi comunico a livello solo informativo che io piace anche appunto molto la Liga. Real Madrid e Barcellona, vince Real Madrid 1-0, Karim Benzema. E lì godo. Come ti puoi sbagliare? No, no, Scelde, io me lo pago che non fanno un tiro in gol perché bestemmio pure, non si sa che cosa. Se questi fanno un tiro in gol, bestemmio pure in aramaico oggi. Guarda. Ah, c'era un fallo di mano, perché non l'ha fischiato? Gli arbitri non li abbiamo comprati noi. Attenzione! Ah, sicuro. Madonna mia. Attenzione. Rilancio lungo a centrocampo, perdiamo palla. Occhio. Eccolo, Lisi, 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 come sempre. Occhio! Volevo vedere sta copertura. Ma! No! 1-0 su De Tirol. 1-0 su De Tirol. Ecco, Angela me la palla. l'ha preso da testa. No, no, ragazzi, veramente. No, no, ragazzi, io veramente impazzisco quando vedo questa cosa. Simone Mazzocchi. No, no, incredibile. Persa una palla a centrocampo. Angela di testa non è stato cattivo come dovrebbe essere. Ecco qua, Mamma mia. 1-0 su De Tirol. E vabbè. Crossa in mezzo e questi si fanno prendere. Vabbè, persa una palla a centrocampo vergognosa. Come sempre il centrocampo, te l'ho detto, fa acqua da tutte le Sì. parti. Lisi ha perso un pallone velenoso a centrocampo, io non so perché ci mette Lisi. Ah, guarda, me lo chiedo anch'io, Gioro, guarda, me lo sto chiedendo pure io ancora. Baldini, sorridi un altro po'! Vedi dai una svegliata! Sapete quanto è cambiato? Oddio, guardate che tipo si sono venuti della Sud di Tirol. Beh, parlano tedeschi invece che italiani questi. No, ragazzi, no, no. Sta squadra veramente. Io perso una palla a centrocampo in maniera vergognosa. Un tiro un Veramente. gol, ecco, il primo tiro un gol, ecco. Sì, una cosa veramente imbarazzante. Noi siamo stati là lì di 10 minuti a cercare di segnare, ci siamo riusciti. Loro con Orango, un il tiro. problema è che Baldini è una merda, io non l'ho mai voluto a Perugia, senza offesa. A me non è mai piaciuto. A me non è mai piaciuto. Pensatelo come mi pare. Avrà fatto grande il Palermo, che l'ha portato dalla Serie C alla Serie B, in quella maniera, chapeau a lui, ma a Perugia secondo me non è l'allenatore della Serie B. Quindi, meglio che non parlo. Non ho più commenti per certe cose, veramente. È difficile, ragazzi. Come si fa Angela a farsi infilare in quella maniera da dietro? Sì, infatti anche Angela non capisco che fine abbia fatto. No, spariti sul radar. Spariti sul radar. Sì, qui sta uscendo veramente. Io veramente non lo so. Santoro non ce li dica con la palla però. Bravo, però non ce li dica con la palla. Ecco qua, l'ennesimo cross in mezzo No, tu che dici il cross, noi non portiere tiriamo prende, mai. blocca e si riparte con il contropiede del Sud da Tirolo. No, io veramente impazzisco. Impazzisco oggi. La Sud di Tirolo che gioca in maniera praticamente a memoria. Con Bisoli, ha visto? Cattiveria. Recuperano sempre palla. Alla prima occasione te l'hanno messa dentro. Vabbè. È una cosa impossibile, ecco qua. Attenzione in mezzo e passa da spazio. No, io veramente non riesco ancora a capire. Boh. Ma che è una questione di testa, ragazzi. Non è che Sì, beh, su non ci quello sono stanno, non ci sicuro. stanno con la testa, non riescono a prendere il verso degli episodi, dei momenti, non c'è la lettura.
non c'è la lettura dei giocatori, non c'è più quella, quella sicurezza. Uno come Angela, siamo anche fragili, esatto, uno come Angela non si può fare un gol in quel modo di testa da dietro. L'anno scorso non sarebbe mai successo. Quest'anno succede tutto di più, gli fanno fare tutto quello che gli pare, ecco quello discorso qual è. È imbarazzante come una squadra non riesce a trovare una quadra della cerchia quest'anno. Adesso in anticipo Angela, tanto la butta in avanti. Può giocare a 4, a 3, a 4, a 5, a 7, dietro. Intanto si fa male un giocatore della sud del Tirol. Come si fa a prendere un gol da coglioni? Ciao Sandro! Ciao Sandri! È una partita veramente vergognosa, ragazzi. Una partita vergognosa. Abbiamo preso un gol da deficienti, perché Angela si è fatto prendere praticamente da... ha fatto prendere, diciamo, il controtempo. Io veramente non lo so, io veramente a volte le cose non riesco a comprenderle, non riuscirò mai a comprenderle. Un Perugia brutto così non me lo ricordo, cioè, tu forse che sei un pochetto più grande di me te ricorderai un Perugia brutto così? No, mai visto. Abbiamo avuto dei momenti critici, però neanche l'anno della retrocessione in Serie B. Bravo, sì, forse lì ti ricordi quando facevamo quei 5 gol a Mantova, ti ricordi le prime giornate, partimmo veramente molto male, ma poi dopo c'è stata una reazione della squadra, con Caserta e tutto quanto. Qui non c'è proprio una partita con reazioni, io non vedo nulla. È una squadra senza personalità, è questo il problema, che questo è quello che più mi preoccupa. Più che una identità, non c'ha una personalità, veramente, senza carattere. Sì, esiste il paracadute, esiste. No, sì, su questo senza ombra di dubbio, Sandro, il colpo da testa era imprendibile, ma è come è nato il gol che fa veramente vomitare. Esatto, perdi sempre le palle al centrocampo e poi dopo devi stare a rincorrere, questo che è il problema. Il centrocampo è inesistente. Ciao Xedo. No, grazie, io te l'ho detto. I Ternani stanno adesso sull'ali dell'entusiasmo ed è giusto che stiano dove stanno. Meritatamente pure. Quindi. Non faccio nessuna questione di niente, posso solamente che fargli i complimenti e basta, non posso dire altro. Noi siamo imbarazzanti, veramente. Io non c'ho veramente più parole, non c'ho più senso di farlo pure le live ex, perché così mi sta veramente passa la fantasia. Ma ancora non è finita la partita, però non vedo voglia di qualcosa di positivo, perché come dici, guarda che palla persa a centrocampo, assurda. Sì. Buttiamo la palla in avanti senza un senso, io non vedo manco un gioco, sinceramente. Io non vedo nemmeno un gioco, una costruzione, non vedo nulla.
Prova adesso, vediamo un po' se riusciamo. Dai, e riperdiamo la palla a centrocampo con Santoro. Dai, ennesima palla persa da Santoro, dai. Loro con il giro palla, piano piano, con calma, Carucci Carucci. Vedi, Riccardo, se la squadra c'aveva un carattere, una personalità come, veramente adesso se l'era mangiati proprio tutti quanti, stava lì appressata per far gol davanti alla porta loro e non li faceva neanche scappare. Però non sto vedendo questo, vedo sempre il solito Perugia che non fa nessuno sforzo per una squadra apatica. Sì, una squadra veramente che fa veramente senza spina dorsale, è inutile. Sì. Ci puoi mettere pure Bielsa, ci puoi mettere pure chi ti pare, Arena. Ma pure io Xedo lo richiamerei, appunto, ma tanto ormai peggio di così, o lui o Castori o Baldini, poco cambia. Tanto sta squadra non c'ha proprio personalità, sta squadra non c'ha un'identità, quest'anno non si riconosce. Non c'ha carattere, non c'ha carattere, una squadra senza carattere. Punto. Una squadra senza carattere. Ma io, Fabrizio, faticherei praticamente a pensare che lui voglia il paracadute per la Serie C. Non la trovo una cosa logica. Poi, tutto può essere questo presente. No, è Cartal. Secondo me ci sono i soldi, Cartal. Se noi, è per questo che ti dicevo all'inizio della puntata, che della trasmissione, che se non c'è un'altra società che ci mette i soldi, che entra, secondo me, ragazzi, noi non risolviamo niente. Contropiede nostro? Niente. Punizione. Bulic si imbola, finalmente ammonito questo, finalmente ammonito, direi, eh. Masiello ammonito. Beh, era ora che l'ammonivi. Bah. E beh, ha spinto da dietro. Grazie, ma qui l'allenatore che strizza ci doveva essere. Baldini era uno che si diceva che doveva fare una rivoluzione, un casino. Ha perfino detto che pure lui andava in linea con conforme col presidente dei sogni di arrivare in Serie A. Dove cazzo vogliamo andare? I sogni della Serie A al contrario non stiamo a fare. Sì. Siamo primi, se a classifica se gira al contrario, siamo primi. Siamo primi al contrario, ragazzi, che bello essere primi al contrario. Attenzione all'imbucata della Sud Tirol, Angella che ci ha messo il piede, ma si riparte. Riparte Olivieri, attenzione, hai rotto il cazzo però, fallo, Questi lo stanno a fare pure apposta per perdere un po' di tempo. 24esimo, non tanto. Vabbè. Che squadra imbarazzante, mamma mia. Ma ci sono le sentite i cori dei tifosi dell'Ultra? Sì. Su Santo Padre, sì. Esatto, ma caro Sandro, purtroppo il nostro presidente ci è abituato a dire i sogni della Serie A, perché io vi invito tutti a vedere la conferenza stampa che aveva fatto praticamente, appunto, appena preso l'allenatore Silvio Baldini. Andate ad ascoltare quelle dichiarazioni che sono veramente imbarazzanti. Tra il sogno della Serie A, tra praticamente che lui ha dichiarato che noi siamo gli ultimi, no? Sentite, aggiungo quella cosa pure, prima la proprietà, poi sì, giornalisti sì, e poi tifosi, quindi pensate voi in che stato stiamo. Mauro, è inutile, ciao Mauro, intanto benvenuto, ma qui non c'è 4-1-2, 4-3-3, qui non ci stanno moduli che tengono, qui c'è proprio la squadra che non va,
non è questione secondo me del modulo, qui è proprio questione di testa. Sì, 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 di carattere, proprio carattere. Ma infatti Gianluca, io Berardi, non Gianluca tu, Gianluca. Sì, sì, sì. Appunto, no, no, ma Castori doveva rimanere secondo me. Secondo me Castori doveva rimanere. Doveva rimanere, ragazzi, Castori doveva rimanere. Almeno la peggio. Peggio per peggio, ma non con questo. Ciao Gianni, c'è il trasferto già, è appena arrivato a casa. Non c'è niente da fare, ragazzi, non c'è niente da fare. Tutti sti cross, 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 non, se non crossano non esiste. Ma tira da fuori, ma quando tiri da fuori? Ma quando tiri da fuori? Un tentativo, provateci. Fate qualcosa, smuovete sta partita, perché veramente non ce la faccio più. Siete una piaga. Tutti sti cross, per chi? Poi i cross fatti male. Fatti male, l'hai visto il cross del suo tirolo su colpo di testa? Gliel'ha messo sulla testa, gliel'ha messo. Gliel'ha proprio pennellato, sì sì, ma una cosa imbarazzante. Noi non siamo capaci, non siamo capaci. E si insiste una pari cross. Guarda come te fai un buca in difesa! Pazza che non chiude. E pazza non chiude. Vabbè. Da centrocampo questi crossano in maniera perfetta. Tiè. Pic! Meno male che questo ha tirato piano. Meno male. Mamma mia. Come si fa a passare sti palloni? Ma come si fa a passare sti palloni in difesa, ragazzi? Ma dove state con la testa? Dove state con la testa? Si può vedere. Io veramente. Si possono vedere queste cose, va. Si possono vedere. Un cambio? Perché? Esce... Non ho capito sto cambio, esce chi? Beghetto? Che è uscito? Mi fate vedere. Esce Beghetto, entra Curato. Io non so se è ben fortunio, esce Lisi. Ah beh. Esce Lisi per? Mi fate vedere? Curato. No, è Beghetto per Curato. Per Juan? Eccolo Juan. Per Juan. Questo mi fa capire che praticamente tu a 28 minuti hai fatto dei cambi, già lui si è capito tutto. Sta squadra sta allo sbando, perché non puoi fare i cambi al 28esimo. Lisi per quando? Ma Lisi è inguardabile, ragazzi. Lisi ha perso due tre palloni al centrocampo, da dove è nato anche il gol, è veramente inguardabile. Cioè, deve cambiare sport Lisi, ragazzi. Sì, sì. Cioè, è un giocatore finito. Proprio finito, ragazzi, ma uno che a 28 minuti ha cambiato già le due ali perché si sta chiudendo e vuole costruire un altro tipo di gioco, quindi come ha preparato la partita non è stato in grado, punto. Ecco, questa è la chiave di lettura che ho io. Se servisse a qualcosa perché ben venga, però vediamo. Sì, sì, però dico io, no? Già lui a 25 minuti ha fatto, sì, sì. Sai chi? Inzaghi, hai visto Inzaghi pure? Con l'Inter, sì, la stessa, sì, cosa. Quando fa quei cambi strani al 30esimo, eccolo. Mi pare di vedere, però un conto lo fa l'Inter, ok, ma lo fa il Perugia, un allenatore appena arrivato significa che non c'è sta a capire più un cazzo della quadra della cerchia. Non ha saputo leggere la partita praticamente appena fatta. Vabbè. Juan che entra in maniera irruente subito sulla sud di Tirol, nervoso anche lui. Io veramente, ragazzi, impazzisco. Io veramente impazzisco. Sì, sì, anche questi cambi, Gianni, sì, sì, hanno fatto dei cambi allucinanti. Io faccio fatica a capire questi cambi, perché se tu le fai al 27esimo del primo tempo... E siccome non erano infortunati, c'è solamente una spiegazione. L'allenatore non ha capito come leggere le partite, non ha saputo leggere la partita iniziale. Significa che in settimana l'avrà studiata sta squadra? Per me no. Perché si è ridotto subito a fare dei cambi in questa maniera, mi fa solamente capire che questo non ci ha capito un cazzo. Ma non lo dico io, ma lo dicono anche i risultati. Questa è già la terza partita che perderebbe lui. Quindi...
Forse grazie a Dio che si è reso conto che Lisi non è per farlo giocare proprio, perché ragazzi è inguardabile. Cioè, io veramente imbarazzante. Un allenatore che non sa leggere la partita appena fatta, una formazione che tu hai schierato non sai leggere. Tanto 31esimo, ancora 1-0 per la Sud Tirol e finirà così. È un tiro sulla porta, ecco, è un gol, è come sempre. Crossa in mezzo e il Perugia non ci riesce manco a colpire da testa. Un'altra volta il gol è dentro i primi 15 minuti, come sempre, come sempre, non ha cambiato. Esattamente. Va. Ogni sabato, ogni domenica mandiamo giù bocconi amari qui. Sarà sempre una sofferenza, sempre. Fuori gioco. Sì, sì, ma pure per me, eh. È un'agonia, Corrado. Ma guarda, Xedo, Di Carmine infatti ha fatto solamente quel gol, infatti io dico anche lui che questa piazza la conosce, ci ha vinto, sa com'è. Non capisco nemmeno io, infatti è quello che mi chiedo anche io. Ma i senatori, Angela e tutti gli altri, tu stanno? Sono spariti, no? La voce grossa, dove sta? Dei senatori, dove? Secondo me, Cartal, c'è qualcosa che non quadra dentro la società. O dentro lo spogliatoio. O dentro lo spogliatoio, ma dentro lo spogliatoio non ci credo. Secondo me a livello societario c'è qualcosa che sta fervendo, sta bollendo in pentola qualcosa che non sappiamo. È più grosso che noi non sappiamo. Sì, 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 perché Comotto che se va via, Gianniti non si sa che fine farà. Secondo me sono tutti malumori che non fanno, che c'è qualcosa sotto che non quadra. Ma siamo 1-0 comunque per la Sud Tirol. Ciao Francesco, benvenuto. Baldini, non stai facendo nulla, è inutile che dai indicazioni, mettete in panchina, fai più bella figura. Mettete in panchina, fai più bella figura. Non tiriamo mai da fuori, mai, 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 mai. Tanto Real Madrid 2, Barcellona 0. Il classico Barcellona anche stanno. Guarda, questo manco sa fa un passaggio. No, ragazzi. Santoro che sbaglia l'ennesimo passaggio a centrocampo. No, veramente. Non ce la faccio più, non ce la faccio veramente più. Veramente. No, ragazzi. Non ci posso credere. Trovatevi pure le parole, perché io veramente l'ho perso in questo momento. Veramente non ho più nemmeno la forza, manco di incazzarmi, perché tanto è inutile. No, io... No, non ho più la forza necessaria per combattere contro un qualcosa che... Una squadra che non c'è. Non c'ha né capo né coda. Francesco, io non credo che tanto qui o Baldino o quant'altro. Cazzo, ma Gori, ma pigliala, blocca quel pallone che era un cross. Io non capisco, sto vedendo di tutti i colori oggi. Sì, oggi veramente, poi davanti al tuo pubblico, davanti a casa tua stai perdendo colpi, è quello il problema. Una squadra che non riesce a fare un'azione, io non, ho visto un tiro in porta pericoloso, un tiro in porta, uno!
Olivieri che inciampica con la palla, dai, dai, dove non c'ha manco lui idea di quello che vuole fare. Da Sud di Tirolo ogni volta recupera palla, ci recupera e niente, e se riparte. Noi che ripartiamo senza gioco, senza niente. Ma Andrea, io manco io c'ho più parole per questo schifo totale. Deve giocare Furlan, eh? Mauro, lo sai da quant'è che lo dico io? Da inizio stagione. Riguardati tutte le live che ho fatto, tutte le live che ho fatto, l'ho detto in tutte le partite. Io in tutte le partite ho detto, ma è possibile che noi che abbiamo preso Furlan, un portiere classe Empoli, secondo al nostro ex vice Guglielmo Vicario, sia così scarso piuttosto che Gori? Io l'ho sempre detto, ma a quanto pare questa voce pare che praticamente a sia Baldini e Castori prima non gli è piaciuta. Lo dico pure io che Furlan secondo me è molto più forte. L'ho visto anche i video suoi. Damo. Guarda, guarda. Vediamo sto calcio d'angolo. Al 37esimo, cross in mezzo, tira! Niente, forse No, no, colpo di io... mano? Forse colpo di mano, forse rigore? Che è? Fateci capire. Ma si è bloccato. Ah, vediamo. Non lo so, se questo è calcio di rigore, non lo so, è mano infatti, esatto. No, niente, ha dato calcio d'angolo comunque. Aspettate però. Vediamo. Sa che c'è un check, spero. Che per me è mano, Eh beh sì, la mano a braccio largo in quella maniera. eh? Appunto, braccio, eh. Arbitro, non cominciamo, eh. Almeno quello daccelo. Già fa uno schifo. VAR, comunque. Allora, No, era ora. se non lo danno Se veramente, non lo date veramente siete vergognosi, eh. ci hanno dato certi rigori a noi, contro, cioè a noi con falli di mano, ragazzi, allucinanti. Guarda, c'è il rischio che manco lo dà, eh. Guarda, è braccio largo, eh. Guarda, eh. Guarda, eh. Niente, non l'ha dato. Va bene, ragazzi, dai. Allora, va bene, dai, ok, dai. Diciamocela tutta, dai. Su. Diciamocela tutta, diciamo che anche praticamente, anche l'arbitro, ok, va bene, dai. Non voglio manco incazzarmi, ok, va bene così, dai. Lo faremo un po' sta partita l'incazzatura, vai, vai. No, no, Urango, lasciamo perdere, vado, lasciamo perdere. No, no, lasciamo perdere. Rigore negato, ragazzi, no, 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 ha ammonito Juan, era già troppo nervoso, si era visto com'è partito. Ok. Rigore non dato, va bene così, dai, va bene così. Ciao Jacopo, quindi... Lasciamo perdere, no, no. Veramente faccio sempre più fatica a comprendere certe cose, ok, Ah, ti ricordi i rigori che ci hanno dato a noi scandalosi? sì. Contro con falli di mano che con la testa girata, saltando con la testa girata. Io non lo so, io. No, veramente. Ciao Mirko, guarda, se c'è ancora Sandro collegato, io voglio chiedere pure a lui se per lui era rigore. Cioè, Perché secondo me veramente, ragazzi. anche gli abiti devono far pace anche un po' col cervello, anche loro, perché non è Sì. possibile. Se tutti e due pesi, cioè non c'è un'uniformità di pensiero a rispetto di calci di rigore. Ognuno lo interpreta come gli pare, ma non, se c'è il regolamento, c'è il regolamento. Se lo applichi per uno, lo devi applicare per tutti, non chi figlio, chi figliastro. Sì, ma infatti Ragazzi. dico io, guarda. Veramente imbarazzante, ragazzi. Forse anche che come pensano tanti, che Santo Padre non c'ha più soldi per affrontare la Serie B e che preferisce andare in Serie C. Tanto si è visto anche che comunque non è in grado di gestire una squadra in Serie B, Santo Padre. Sì. Mi dovete scusare, ma non è in grado sia logisticamente, sia mentalmente, sia imprenditorialmente, lui non è in grado di gestire una squadra in Serie B. E non c'è neanche la forza per mantenerla. Quindi, secondo Assolutamente. me,
È tutto lì. Siamo arrivati al capolinea. Dopo oggi manca il capolinea. Era rigore, ma dice che la VAR è determinante, ma su questo punto di vista, ragazzi, non ce la faccio. No, io non posso inventarmi delle scuse, io non ho nessuna scusa. Non ho nessuna scusa, non ho mai fatto delle scuse. È un presidente di merda che l'ha dimostrato, non è che l'ho detto io. Guardate questa squadra, guardate un allenatore come sta in panchina. Vorrei essere io un panchina al posto suo. Non lo so. Veramente. No, Vale, forse questa squadra è ancora peggio. Non è sempre colpa del presidente, allora dimmi di che colpa. Attenzione che adesso non so che è successo. Attenzione Olivieri che è furibondo. Mi sono perso un attimo l'azione. Allora dimmi di che, infatti, voglio proprio vedere di che è la colpa, visto che non è la colpa del presidente, allora raccontami di che è sta colpa, allora. Dimmelo te di che è colpa, dai. Attenzione, provocato Olivieri. Ah, beh, niente. Quasi una rissa. Questo, ragazzi, te lo dimostra, appunto. La squadra non è tranquilla nemmeno per niente. Certo, certo. Comunque era rigore, adesso l'ho vista bene, era rigore. Sì, sì, ovvio, è rigore sacrosanto. Ho visto dare dei rigori talmente ridicoli rispetto a questo che veramente io non capisco. Vente. Vente. Una squadra che praticamente non ha praticamente veramente una dignità, già si è visto adesso con l'arbitraggio. Praticamente scandaloso, che comunque si vede anche Olivieri che è nervoso, tutta la squadra è nervosa. Questo ti fa capire che all'interno proprio non c'è qualcosa che non va. Esatto. Non va, c'è qualcosa che bolle in pentola, secondo me. Se prima non volevano Castori, ok, ci può pure stare. Non volevo Castori e mi sta pure bene. Sì, ma ragazzi, è arrivato Baldini, quindi... Ragazzi, io scuso, con tutto il rispetto, Cartal, io voglio dire una cosa, penso che sia doverosa. Fai. Penso che sia doverosa, con tutti i milioni, che i centinaia di milioni, di migliaia di euro, che un milione di euro che guadagnano questi giocatori, ma loro devono decidere chi tenere e chi non tenere? Chi seguì e chi non seguì, ma scusatemi. Esatto, no, ci vorrebbe il pugno duro, infatti, esatto. Io sto fuori, secondo me, o sono sbagliato, oppure c'è qualcosa che veramente che non quadra. Cioè, noi stiamo a vedere dei giocatori a correre contro voglia perché non vogliono seguire un allenatore. Ma tu che sei pagato, sei strapagato. Esatto. Quello che guadagno un giocatore non guadagno io per tutta la vita. E loro ti permettono pure anche se stipendiato ti permetti di dire che tu non segui un allenatore, ma io ti prendo a calci, scusa. No, ti prendo a calci nei coglioni e ti vanno via. Ti prendo a calci in culo. Sì, assolutamente sì, ma è giusto che sia così, e deve essere così. Io ti pago fino a prova contraria, ma io veramente. Tu non dai il massimo del massimo durante le partite. Ma io ti prendo a calcio in quel ti mando in fabbrica a fai mattoni. Ti mando, esatto, in fabbrica a fai mattoni. Calcio struzzo e lavori, Ti faccio fare lo stadio, te li faccio fare. Cioè, ma come si fa, ragazzi? Ah, pazzo, sei già ammonito, mamma mia! Sti falli di merda! No, la squadra è troppo nervosa, ragazzi, si vede proprio qui, si vede. Non c'è niente da fare, dai. Non c'è niente da fare. Io veramente non... Fine del primo tempo, ragazzi, mi prendo una pausa. Rimanete se volete, io mi prendo una pausa.
e ci vediamo al secondo tempo. Non so come mi ritroverò al secondo tempo. No, ma io ragazzi, io rispondo a Gennaro. Gennaro, che fiducia puoi dare a un presidente del genere che non c'ha mai un progetto? Che non c'è mai stato un progetto, ragazzi. Cioè, non scherziamo. Cioè, non scherziamo, ragazzi. In 11 anni di presidenza non c'è mai stato un progetto av portato avanti. Come Cristo comanda. Ma che cosa vuoi fare? Dove vuoi andare? Non dai una continuità a una squadra, mai dato una continuità a una squadra. Hai sempre smantellato tutto. Hai sempre venduto i pezzi più pregiati per fare i soldi e poi hai ricomprato. Quando hai ricomprato, non hai mai dato la stessa qualità che avevi prima. Cioè, ragazzi, ma è colpa di tutti, ragazzi. È colpa di tutti. L'allenatore che deve fare, ragazzi? Ma l'allenatore che deve fare? Io può piacere come non può piacere Baldini. Io sono convinto di questo. Io rispetto tutte le opinioni. Però anche Castori, che doveva fare? Ma che doveva fare Castori? L'hai contrattato, l'hai fatto un contratto e non gli ha fatto neanche una squadra. Gli ha venduti meglio e gli ha comprato quattro scalzacani che manco lui l'aveva chiesti. Cioè, ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Cioè, ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Abbiamo perso mesi e mesi di preparazione. Non abbiamo fatto veramente neanche una preparazione perché. Boh, dove vuoi andare così? Qualcosa di inguardabile. Dal vivo è sicuramente peggio che in televisione. Io non ho parole. Lo so. Stavamo dicendo appunto qui che è proprio una squadra, anche la squadra, giocatori, è tutto senza anima, senza cuore, senza niente. No, ma Una tragedia, ragazzi, veramente. si vede Enrico, è una squadra senza carattere, senza Sta scappando, palle. mezzanotte, ma nota nuda, i giocatori. Sì, no, ma Gianlu è veramente, dal vivo poi è veramente una cosa. Andiamo a due all'ora, difendiamo malissimo, non... Guarda, ti dico, Indegni, basta. Veramente, Quante volte in tirato? In cioè tirato non una volta, di abbiamo testa fatto un tiro in una porta, non lo so, non c'è veramente un verso. Ragazzi, ma una squadra di Wisp vuole Secondo salire dai gradini, no? me Perché vivere sul siamo cuore, sull'orlo ma del per me baratro. gioca tanto meglio. Non lo so al Guarda, secondo tempo se succederà un miracolo, ma siamo sull'orlo del baratro. Scusami Enrico, mi sembra di rivedere una squadra del Perugia come quando siamo retrocessi il girone di ritorno di quando siamo retrocessi in Serie C. Sì, Luca, sì. Sembra di rivedere il girone del ritorno di 3 anni fa, la stessa cosa, Esatto. con la Stessa cosa. differenza che magari C'era più qualità. non C'era più c'erano le qualità. problematiche di spogliatoio che c'erano. Qui c'è un problema proprio strutturale. Nella squadra nata male, i giocatori proprio totalmente fuori condizione, ma psicofisica, cioè, ma anche, non solo tecnica. Si è visto sul gol di No, no, Angela, non Angela si è c'è, non si fatto vede la luce in fondo al tunnel. Angela si è fatto imbucare in un modo Signore, si è strepitoso proprio. No, guarda, ti dico, è una, cioè, a oggi così è una squadra, passatemi il termine, scusate, sarò un po' crudo, ma questa è una squadra indegna di vestire la maglia del Perugia. Assolutamente, Questa è una concordo. squadra indegna di vestire la maglia del Perugia. Mi dispiace. Io avevo detto l'altra volta tutti in ritiro, ma veramente mi auguro tutti in ritiro dal presidente a tutta la squadra, perché è un gruppo di indegni, salvo gli allenatori che non c'entrano niente, che si sono trovati secondo me, su sto girone infernale. No, io manderei Detto tutti ciò, quanti. ragazzi, io vi saluto.
Io già avevo comprato, avrei comprato per loro le zappe. Già, a fare il curi. Ah, guarda, io te lo dico. Comunque, ho problemi di comunicazione. Vi saluto, ci sentiamo dopo alla fine della partita. Ciao Harry. Ciao ragazzi, a dopo. A dopo, ciao. Ecco, ritornato. Eccomi qua. L'ha sentito Enrico? Purtroppo qua e là l'ho sentito. Ha detto che veramente i giocatori sono guardabili proprio, cioè proprio sono inguardabili proprio, assolutamente, proprio sembra, e io ho detto, mi sembra di rivedere il girone di ritorno di quel campionato di quando siamo retrocessi, la stessa mentalità, stesso caso, stesso modo di comportarsi. Bravo, pare la stessa fotocopia, ma forse lì un pochettino di palle ce l'avevamo, se ti ricordi, ma c'era più qualità. Diciamo anche sì, questo, c'era anche molta più qualità. Beh, a livello però, di giocatori organico eravamo molto più forti. Ecco, sì. Però è lo stesso atteggiamento in campo, lo stesso atteggiamento, proprio svogliati, senza voglia di vincere, senza voglia di fare niente, solo per stare lì in campo, per fare la presenza, tanti saluti. Sì, ma essere assegnati alle prime giornate del campionato, questo fa capire che proprio non è mai iniziato il nostro campionato. Non c'è carattere, Carta, non gliene frega niente, Carta. Io veramente impazzisco, io veramente faccio fatica a comprendere. Io ti ho detto, Carta, io compravo tutti quanti uno per uno, la zappa e panca, via, a lavorare la terra. Sei indegno di portare quella maglia, sei indegno. Sei una vergogna assoluta, io quello che non capisco, come si fa? Le palle! E Carta, comunque questo parte tutto quanto dal presidente, Carta, comunque anche... Da quant'è che stiamo a lottare giallo? Ormai sono 3 anni. Questo dipende tutto anche tutto dipende dal presidente, cioè non è possibile. Cioè, primo, c'è una situazione del genere, puoi fare una conferenza stampa, puoi parlare ai tifosi, vuoi dare delle spiegazioni? Primo, secondo, vuoi fare un mea culpa? Vuoi ammettere le tue responsabilità come presidente? Che hai fallito? E il secondo fallimento assurdo che compie un presidente del genere, che ancora si ostina a compiere gli stessi errori e a insistere sempre a fare gli stessi errori di sempre, ossia fare le squadre all'ultimo suono di gong, prendere e smantellare sempre le squadre, vendere sempre i pezzi migliori e non reinvestire i soldi che guadagna con i pezzi più migliori per comprare altri giocatori dello stesso livello. Prende allenatori che i giocatori scappano dalla società per il Perugia Calcio. Non c'è mai una continuità di progetto. Vogliamo aggiungere altre cose? Atteggiamenti ridicoli anche verso i giocatori, caso Kwan che parte per Cremona e poi dopo lo fa tornare indietro perché gli hanno offerto pochi soldi. Cioè, ragazzi, questo presidente vuole fare un mea culpa? Ammettere che non sei in grado di gestire una società a calcio. Tutti questi prestiti, l'aveva detto anche lui stesso, quando siamo retrocessi 2 anni fa in serie dalla B in C, che non faceva più prestiti. E sta pieno di prestiti, un'altra volta. Se non c'hai i soldi, dove vai a piangere? A prescindere dai soldi, non c'è neanche la testa. Ma poi dico io, ma adesso che poi stiamo pure a fare uno stadio, dico io. Come hanno fatto quei sponsor averti creduto? È quello il problema. Ma io me lo auguro, Carta, con tutto il cuore, per il bene che voglio per il Perugia Calcio. Io mi auguro con tutto il cuore che veramente
Santo Padre si lo mettono in un angolino, in un cantino là nel fondo al buio, di castigo e che qualcuno prenda le redini di questa società, perché sennò veramente io non so dove io c'è cioè, lo stadio, vuoi fare lo stadio nuovo con una squadra del genere? Ma fammi capire, infatti, con quale base lo fanno sto stadio? Ti ricordi infatti come veniva proprio il video del nostro amico Stefano che diceva con quale intento? Perché un progetto così non è per una squadra così, No ragazzi, siamo passati da 16.500 abbonamenti a 3.500, cioè, da quando c'è Santo Padre il Perugia ha sterminato gli abbonamenti, ha sterminato, le persone si sono allontanate dal Perugia Calcio da quando c'è Santo Padre, ragazzi, non ce lo scherziamo, ci sta facendo disamorare le persone a vedere lo stadio per seguire la squadra, perché l'atteggiamento è il suo atteggiamento, ragazzi, è il suo atteggiamento di quel presidente che non merita questa società, non sa gestirla, non c'ha i soldi, non c'ha potere, non c'ha potere in Lega, non c'ha i soldi necessari per fare una Serie B e non c'ha nemmeno la testa per farlo. Cioè, ragazzi, sono tre fattori che sono i fattori principali per gestire una società: testa, soldi e capacità. Non c'è. Io mi auguro che qualcuno della curva, spero che come gente come Enrico, che appunto l'ultrasse, qualcuno si faccia sentire, perché è imbarazzante vedere una squadra. Io penso che brutta in questa maniera. Ti ricordi quello che è successo, no? Quei famosi burattini a Iemmello? Sì, chiaro. Qui c'è il rischio che peggio di quello che è successo, però mi auguro che gli ultras vadano fuori dal campo d'allenamento, oppure finita la partita, di chiamarli sotto la curva, lì vabbè adesso stiamo in gradinata, de faccia da una spiegazione. Perché una spiegazione la vogliamo di questo atteggiamento in campo. Eh? Io la voglio una spiegazione. Cioè apatici, anonimi, una squadra anonima. Anonima, se la posso definire, una squadra anonima, senza un minimo di dignità e di orgoglio, questo che è. Manco il sangue, poi tutto di carne. Non gli ne frega niente, Carta, non gli ne frega niente, punto. Non è una questione di qualità, anche se poca qualità, non c'è tanta qualità come in tante altre squadre, questo bisogna ammetterlo, che è una squadra di pochezza a livello qualitativo. Però non c'è neanche quello che è peggio, che non c'è la voglia. Sì. Non c'è la voglia, non c'è l'impegno, non ne frega niente. Stanno lì soltanto a prendere il stipendio. Ci sarà alle spalle ci sarà un perché di tutto questo, può darsi. Anche io non sono anche a dire, perché magari che i giocatori, io sono adesso io mi baso in quello che sono a vedere in tutte le partite che sono a vedere del Perugia, che è quello che sono a dimostrare, quindi giudico quello che io vedo, però quello che c'è dietro, perché anche il perché di questo atteggiamento, può essere, io infatti è quello che non mi spiego, può essere di un giocatore, due giocatori, tre, okay, giocatori, ma non della squadra intera. Esatto. Concordi? Questo è proprio un collettivo che non funziona, è proprio un collettivo, bravo. Esatto. Che non c'è spiegazione, perlomeno per me che vedo da fuori non c'è una spiegazione. Può darsi che per loro ci siano varie spiegazioni, ma pure però, tutti questi ragazzi che si stanno avvicinando appunto a questa squadra, ma io veramente stanno rovinando quello che di buono era questa città, ragazzi, questa squadra. Adesso non voglio far sempre, ecco Santo Padre, guardalo, guarda, c'è pure il coraggio di star lì che pare incazzato. Gianlu, non so se hai visto l'immagine. Non era Santo Padre, era... No, morio Santo Padre, me lo vedi che sta in tribuna, bello, tranquillo, che praticamente stava lì mezzo sconsolato. Ti rendi conto, presidente, che stai a fare una squadra di merda, oppure no? Ah, eccolo, si dovrebbe. Vada che faccia, vada la faccia. Ma scusami, Non gli frega un cazzo. Quando ride ti sta sul cazzo. Quando sta serio ti sta sul cazzo uguale, che discorso è? No, dico, beh, infatti non è andato giù di sotto a dire almeno, ragazzi, svegliatevi, che sta all'ennesima sconfitta, la Serie C è bifina, Se rideva era meglio? No! Ma te incazzavi di più se rideva?
Che fa? Che ha fatto nel primo tempo? Non c'è andato a parlare con loro? Lui che c'ha potere potrebbe scendere giù. Sì, va bene, comunque non ho capito la logica. Quando ride e ride, quando sta serio sta serio. Se sarebbe fatto una risata sarebbe stato peggio. Sì, però dico, no, io volevo dire, allora, non vedere sta tribuna, perché non scende giù a parlare con la squadra? Quando siamo retrocessi, però lui si faceva le belle sorrisette. Allora, non trovo la logica di quello che stai a dire. No, dico adesso, perché non scende giù, nel senso, adesso che è finito il primo tempo, doveva scendere giù e dire, sveglia signori, Hai detto che sta serio, non va bene. Sta serio nel senso, invece di sta serio stare in tribuna così a guardarsi le cose, scendesse giù, andasse giù, nel spogliatoio che parlasse. E tra Don Melchiori con Olivieri, se tanto cambia. Vabbè, comunque non trovo la logica di quello che stai a dire. Era quello che tu lo fai così. Invece di stare lì in tribuna, se ne stasse giù vicino alla squadra pure, oppure alla panchina. Per me critica uno che sta serio non c'ha senso. Serio nel senso che stai lì a che fa? Vai giù e parla questa squadra e dagli una scossa. Mi sembra che stanno in campo. Prima. Dicevo, no, vabbè, ormai. Stanno tutti in letargo, tanto. Sono tutti in letargo. Tutti in letargo. Ti piace sta squadra come sta giocando? Non credo. Poi Vabbè, comunque per me la critichi per qualcosa, no? Perché uno sta serio, sta lì seduto, sta serio, allora va criticato per... L'ho criticato non perché... Non ha senso. Lo critichi magari perché non ti piace una cosa piuttosto che un'altra, ma criticarlo perché adesso in questo momento sta serio non c'ha senso proprio. Nel senso che doveva sta giù e scende nella panchina, visto che lo può fare. E sta vicino proprio alla squadra e di date verrà svegliata, ragazzi. Io non si può perdere quella su De Tirol pure in casa, no? È un pianto, ragazzi, è un pianto. Ah, su quello guarda che non ci abbia le palle. Non gliene frega niente, ragazzi. Niente, non c'è anima, non c'è cuore, nessuno che sa prendere le responsabilità, qualcuno che... Boh, io veramente. Questi giocano in maniera tranquilla. Va bene, ok. Giù, così. Pazza che non sa chi dare la palla, pazza non sa chi dare la palla, non lo sa chi darla, non lo sa, veramente non sa chi dare la palla. Cartale, io stanno non vedo la luce neanche fondo al tunnel. No, ma non c'è proprio pallone di luce. Tante squadre fanno il bilancio alla decima giornata, noi non possiamo fare nessun... Qui non c'è nessun bilancio. Non puoi dire... Le prime nove parlano chiaro. Cioè, io non lo so, ma... È una squadra veramente indecente proprio. Sotto ogni punto di vista, sotto tutti i punti di vista. Un Paz, tu già non so se l'hai visto la rimessa laterale, Paz non sapeva chi darla. Sì, non rimessa dal fondo per loro. Io dopo questa, veramente... È quello che ti dicevo prima, no, Carter, no? Se tu guadagni fior di centinaia di migliaia di euro, sei pagato per fare il tuo lavoro, che è un lavoro... Come un altro, è un lavoro come un altro, strapagato. Un lavoro privilegiato. Sì, strapagato, ma è un lavoro. Se hai uno stipendio, hai un contratto, hai uno stipendio. Puoi fare il tuo lavoro, il tuo dovere. Se anche e non poi qualitativamente questa squadra non sarebbe manco male. Qualitativamente. Se anche non te ne frega niente del Perugia, ma vuoi
hai un minimo di dignità, un minimo, minimo di buonsenso. Anche per te stesso, ma anche per te stesso personale, proprio. Di fare il tuo lavoro? Non ti chiedo niente, di fare il tuo lavoro. Esatto, ma anche per te stesso, dico, anche per il tuo bagaglio culturale, della tua storia calcistica, dico io. Questi giocatori, ragazzi, devono rendersi conto che se fanno così valgono anche meno della metà. Esatto, perché infatti chi le prenderebbe i giocatori retrocessi? Esatto, bravo, anche per loro. Dai, Melchiorri, tira! Sì! Eccolo l'uomo della provvidenza, Federico Melchiorri! Se non ci fosse lui! Sempre lui deve sbloccare le partite! È l'unico! Guardalo! È l'unico! L'unico che c'ha a cuore questa squadra! A un 35enne tocca affidarsi qui! Guarda! E che gol che ha fatto! E che gol che ha fatto! E che gol che ha fatto, infatti! È l'unico Melchiorri! Il Melchiorri è l'unico che veste la maglia! È l'unico che veste la maglia che è un professionista, punto. Può essere vecchio, sì, è vecchio, sì. Però, ragazzi, è qui, punto. Grazie Federico, grazie che esisti. Se non ci fossi te, sta squadra col cazzo che te seguirebbe. 100 Melchiorri vorrei a sto punto. Guarda, ti ha saltato due uomini e ha tirato da fuori. Così si fa. Cioè, questi ci vorrebbero 11 Melchiorri. Capito? Punto. Ho detto tutto. Real Madrid 3, intanto Barcellona 0. Classico, praticamente, proprio messo, come le dice, proprio alle corde. Barcellona non c'è storia. No, stanno è un disastro. Non ci fosse Federico. Adesso è stato ammonito per un fallo un po'. È l'unico che ci mette un po' di voglia. Ma guardalo, braccio, ha fatto un fallo, ha riconosciuto pure lo sbaglio. L'unico. Io veramente. Ci ha avuto Federico per sbloccare sta partita, ma tanto se poi quell'altro non ragionano. Federico è uno, non so 11. Ma si è visto anche dalla preparazione della squadra che era l'unico che ci metteva l'anima, l'impegno. Gli altri, non pervenuti sul radar non pervenuti. Guarda, vale spaccare la partita, guarda quanto cuore sta a passo e giù, sta a fa difesa attacco, ragazzi, rendetevi conto, solo lui sta a giocare, seguitelo, sta a fa su e giù come un disperato, come se fosse un ventenne. Mamma mia. È vero pure che mancava un calcio di rigore. Però non voglio appellare tutto, però. Io vedi, Carta, ci possono esserci 50.000 motivi per cui ti puoi comportare in una certa maniera, però tu devi fare quello che ti compete, devi essere professionista fino in fondo. Cioè non puoi per qualsiasi motivo buttare una merda, scusando il termine, su una società su una squadra di calcio come il Perugia. Cioè, perché significa che non veramente nel profondo ti interessano soltanto i soldi. E quindi questo è molto, molto brutto, squallido. Assolutamente. Secondo me questo è l'unico che ha capito qualcosa, secondo me, in questo senso, è Melchiorri, che malgrado che pensi che per lui non ci siano anche magari dei problemi, chiaro che ci sono. Come ci sono per tutto il resto della squadra. Esatto, però come c'è per lui tutta la squadra, però ci mette l'anima. Però è lui l'unico professionista.
gli altri non lo sono, punto. Sono soltanto come si dice, mercenari, sono tutti soltanto mercenari. Ma punizione pericolosa intanto per la Sudde Tirol nella mezza area di rigore. Vediamo un po'. Attenzione a sta punizione, mi raccomando, occhio. Tira, niente, per fortuna. La ributtiamo fuori. Angela, ma come cazzo tiri da testa? Metti giù sta palla! Mamma mia, vai! Di Carmine pure tu un po' di cattiveria, un po' di cattiveria nella palla. Fai la femminuccia, fa. Su, vai dell'orco, vai! Su. Allora le palle ce l'avete se volete. Tiratele fuori. Paz, one. Cross, niente. Ah! Ah! Almeno sto cambio l'ha azzeccato di tirare fuori Olivieri. Olivieri è inguardabile, però. Ma te è uscito, Olivieri. Uscito, uscito. Adesso che hai raggiunto il pareggio devi cercare devi vincere sta partita perlomeno. Assolutamente sì. Ma esatto Gianni, non è che ci vorrebbero 11 vecchiori. Se ci fossero 11 vecchiori in campo, probabilmente oggi stavamo a parlare di un'altra partita. Probabilmente. Assolutamente. Se dall'inizio si giocava con sta testa. Dai! Beh, Melchiori è uno dei senatori, però certo, non so. Se sta da solo. Occhio alla Sudde Tirol intanto. Occhio! Ai ai ai! Ai ai ai! Comunque anche l'arbitro non ci sta capendo niente, ragazzi. Vabbè, quello. Due cambi. Mamma mia. Io veramente
Cartal, di Bartolomei non c'è, no? No. Come mai? Non lo so se si è fatto male o scelta tecnica, l'hanno lasciato... Oh! Palo! In panchina. Guarda che palo che avevamo preso pure. Palo, eh? Palo per noi o per loro? Per noi, per noi. E non ci sono arrivato. Ho visto sul tiro che ha preso sulla testa quel difensore sul Tirol. Sì Gianni, l'abbiamo rimessi con tutto quello che succede, ma non li vedo a prescindere, senza offesa. Se questa finisce in un pareggio, occhio, occhio, dai, da zona, ma fai pure che fai a lag, che fai a VAR. Dai, dai, mamma mia, su! Niente, niente, Uric. Luperini, scambia centrocampo, Uric. Passaggio per Santoro. Che allarga. La fascia dove c'è Melchiorri a ricevere e si ritorna indietro. Olic, ancora con sta palletta indietro, vai in avanti. Apriamo un po' gli spazi, dai, cerchiamo un po' di superiorità. Ehi, vai. Sì, sì, siamo lenti e siamo anche prevedibili, è quello il problema. Sì. Lenti, prevedibili e soprattutto non ci abbiamo un'idea del gioco. Senza idee. Ti fa male Santoro. Niente di grave. Ci sono ancora cambi, no? Uno mi sa, ce n'è ancora, mi sa. Mi sembra uno, sì. Due fatti, sì. Due fatti. L'ennesimo cross a cazzo. Manu, ma quale scossa ha dato sto mister? Ma quale scossa? Qui manco, no, qui manco una 150.000 watt gli funziona, altro che scosso. Ma manco sto Perugia non si rianima neanche col fibrillatore. Appunto. No. Sì, bravo Luigi, bravo, hai detto cosa giusta, sì, infatti il gol è nato dall'iniziativa infatti di Federico, eh? Sì, assolutamente. Mica è stato nato grazie al gioco. Hai detto cose, ecco le cose esatte. Eccolo Bartolomei, Gianlu, sento adesso. Immaginavo. Al posto di Vulic.
ma non è che a me mi piaccia tanto, ragazzi, io lo dico, sì, sarà forse il meglio del peggio. Beh, più tecnico. La partita abbiamo visto che si può anche vincere, no? però ragazzi, metteci un pochino di voglia, perché sennò ragazzi... Perugia 1-1. Alex, abbiamo pareggiato grazie a un'iniziativa personale di Federico Melchiorre. Tutto il resto è rimasto tutta la stessa cosa. Sì, è l'unico. Non è cambiato da una mazza praticamente. Perugia senza idee, senza nulla. Come al solito, non c'è gioco, non c'è nulla. Sempre il solito gioco. Fasce laterali, cross. Fasce laterali e cross. Fasce laterali e cross. L'unica volta che abbiamo segnato, che si è segnato, è quel Melchiorre dal centro. In profondità. Ecco. Senza cross. Guarda questo con i piedi, Madonna mia ragazzi, Gori. Mamma mia, Gori. Io devo ancora capire. Luigi caro, lo sai quanto che lo stiamo dicendo anche noi, Chichizzola. Burrai, sai con te che lo sto dicendo io? Palzerano, giusto. Che l'abbiamo voluto regalare praticamente alla compagine dell'Ascoli. D'Urso, ragazzi. D'Urso. Segre. Che se lo siamo fatti sfuggire perché l'hanno comprato quello del Palermo. E ci hanno dato Luperini. Chi è il vostro portiere, Vale? Chi era il vostro? Il Crotone, chi era il portiere del Crotone a Perugia? Oh, io non mi ricordo, chi è? Vinti? Boh. Ah, il nostro portiere, perché il nostro presidente è un coglione. Perché? Perché giusto lui infatti poteva vendere Chichizzola praticamente al Parma, solo lui. Vabbè. Perché è proprio un coglione lui. Ecco perché abbiamo dato via al portiere, perché siamo dei coglioni noi, la proprietà. Perché quando vuoi fare soldi, quando pensi solo ai soldi, è questo che smantelli la squadra. Colpo di testa e nulla. A giorno ho visto quanti sono venuti tra Sud Tirol, tra un quattro, una ventina di persone. E beh, lontano, eh. E beh, da Trento. Tra Bolzano. Bolzano. Ma carne secchi, chi te lo dava, Vale? C'era in corsa pure la Lazio in quel periodo, quando praticamente carne secchi. Chi te lo dava? Poi hai visto, seppure infortunato. Quindi. Gesù, aiutami tu, perché veramente va. A gennaio se non cambia niente, se non cambia qualcosa, ragazzi, è un disastro. Ma vedrai che tanto se ne andrà via Canesecchi da Cremonese, vedrai. Potevo prendere, ma era infortunato il problema. E comunque avrebbe giocato sempre sto coglione De Gori, anche se lo andava a prendere l'ultimo giorno del mercato, comunque sempre sto coglione ci stava, perché comunque ancora, se non mi sbaglio, ancora è infortunato. A me sarebbe piaciuto Canesecchi, a voglia se mi piaceva. E beh.
Carnesecchi è un gran portiere, ragazzi. Sì, l'anno scorso era il migliore dietro a Chicchizzola. Sì, sì, assolutamente. Ha fatto certe parate astronomiche. No. Juan è forte, Juan è lontano parente di quello che conoscevamo. Questo è il fratello scemo di Juan. Sì, sì, è il gemello diverso. Ah, esatto. Dai, passa, spingi su sta fascia, spingi un po' pure tu. Niente, niente, va, va. Quello vale per tutto il commento. Quel giocatore non voglio manco sentire la nomina. Montalto. No, per l'amor di Dio. C'è molta confusione, non sanno da chi dà il pallone. Sapevamo a chi darla. Allarghi, bravo Santoro. Dai Federico. Ah! Angolo. Ah, voglia se ci faceva De Luca. A voglia. De Luca. A voglia se mi piaceva. A voglia. Ma noi ci manca anche il miglior Matos della situazione, eh? Si è operato, no? Ah. Oh! Ah. Ah, sempre al solito, così. Guarda lì! La prossima regina gioca a tennis col Perugia, sicuramente. Sì, 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 ma sicuro. Questa voglia, questa voglia. Andiamo giù a Reggio, sai che ci fanno? Dicono, vabbè, va, andiamo a allenare un pochettino per le prossime partite, va. Sì, va a fare riscaldamento quello con noi. A me mancoso mi sarebbe piaciuto, ma vale, sto presidente... Inutile che tanto potremmo fare miliardi di nomi, tanto questo presidente non avrebbe comprato un cazzo di niente, è quello il discorso. È quello il problema. Purtroppo quando i soldi non ci sono, estremamente limitati, ci sono gli anni come quello dell'anno scorso che te va bene e ci sono gli anni che ti dice male, come questo. Ecco. Andrea, se ci fossero 11 temi in campo non ti preoccupare che se sarebbe un pericolo che sarebbe vinto tutte le partite, quello no, perché non voglio fare l'ipocrita. Ma di certo la posizione di classifica era molto migliore. Ma non male che l'Inter cuore anima, non mi manca una differenza di questi. Potevo pure giocare male, ma intanto ci mettevo il cuore. Questi proprio, dai pazzo, bravo pazzo, bravo! Corri, corri! Corri di serio, di Carmine, corri! Mi pare un lontano parente di quello che eri. Ormai anche lui è... È arrivato. Gianni, le tue stesse impressioni ce l'ho pure io. Quindi... E ce l'abbiamo un po' tutti ce l'abbiamo. Dai, un calcio d'angolo fatto come Cristo comanda. Niente. Ma un Segre a me mi sarebbe piaciuto, altro che... Oh. È vero che a Palermo non sta brillando, però l'anno scorso con noi ha fatto vedere che pasta era fatto. Sì, sì, sono passate poche pochissime le partite che non ha giocato come alla sua altezza. Un giocatore molto costante.
Gesù. Luigi aggiungerei anche Falzarano. Quindi. Infatti Melchiorre è quello che oggi si è salvato la faccia. Con quel gol costruitosi per conto suo. Non da un gioco, da un'individualità. Gesù, Gesù. Finale della partita sempre più inguardabile. No, no, è... ti fa venire sonno. Te sì. Non c'è veramente più che cosa continuare a parlare. Senza testa, senza idee, senza voglia. Passaggi scontati, non sanno, confusione. Guarda, sì, anche in difesa difendiamo in una maniera imbarazzante, anche come proprio impostiamo la difesa. Ma io veramente... Fatica a comprendere un qualsiasi cosa. Veramente. Io ve lo dico, se finisce così al post partita, preparate per peggio. Tanto ormai siete abituati agli sfoghi, quindi. Non c'è un cross fatto con come Cristo comanda. Uno che sia uno. Ma. Che vergogna. No, ma Albini dopo... ha saputo allenare la differenza. Almeno ha saputo dimostrare. Sì. No, Andrea, un Balotelli sfascerebbe solamente che lo spogliatoio. Già siamo malati di mente. Per l'amor di Dio. E un altro... Un altro gemello due. Esatto. Un altro gemello 2, sinceramente non lo voglio. Bravo, me l'hai tolto dalla bocca, gemello. Merdello, me l'hai tolto dalla bocca. Esatto, Luigi, non è che infatti Melchiorre ogni 2x3 si ponga in certe azioni. Ditemi voi il voto di questa partita. 2. Uno per il simbolo e uno per la città, basta. Sì. Voglia sotto zero proprio. Ma dai, imposta bene, su.
vedi che non c'è nessuno per dargli la palla, ma vedi che siete proprio scemi. No, ce ne voglia, Carta, è diverso. Io veramente. Vale, se oggi viene mandato via o richiami di nuovo il vecchio mister a questo punto, che tanto peggio te così non credo che possa andare. A questo punto io, guarda, chi vorrei io a sto punto mandare a prendere, guarda, un tentativo, ma lui non pagherà mai tre allenatori, perché dopo Castori io vorrei, vorrei Venturato, ma sinceramente penso che se manda via lui ritornerà a Castori senza ombra di dubbio, perché chi prendi? Non penso che lui si va a pagare tre allenatori, quindi. Ma io mi dico, no? E mi domando, invece di pagare Baldini in più, no? Tienite Castori e compragli un giocatore decente. Esatto. No? Quei soldi che ci hai buttato, che hai speso per contrattare Baldini, perché non ci hai preso un giocatore buono a centrocampo? Esatto. Dai, sta punizione veloce, abbatte! Rapidi! Già lui sta entrando l'ex, carretta. L'ex? Ma entra Carretta, entra Davi. Comunque a me mi hanno sempre insegnato che quando uno non c'ha buona testa ci deve avere buone gambe. Qui ci sono né la testa né le gambe. Le gambe. 2-1 del Barcellona, accorciato le distanze del Barcellona. Carta? Sì. Ci so. Mi senti? Ci sei, Cartal? Mi sentite, ragazzi, voi? Microfono saltato? Possibile? Ragazzi, se mi sentite, scrivetemi in chat. Ah, sì, mi sentite, Gianlu? Gianlu? Non ti sento a te. Carta? Ah, ok, non mi avevo sentito, ok. È Gianluca, ragazzi, che non mi sento a questo punto. Credo che sia un problema di Gianluca a questo punto, non mio. Mamma mia. Ai ai ai. Ok, perfetto, ragazzi, l'importante è che mi sentite voi, ok. Io, ragazzi, vi invito appunto a iscrivervi al canale, chi ancora non è iscritto a questo canale. Poi, ragazzi, se volete mi trovate appunto anche su Instagram, che anche lì faremo un piccolo post, chiamiamolo così, abbastanza incazzato. E poi, ragazzi, se avete appunto il canale Viola direttamente su Twitch, potete seguirmi anche, diciamo, tutti i giorni su Ring dei Tifosi, appunto, che è un mio brand sportivo dove parliamo a 360 gradi di calcio. Quindi, ragazzi, anche lì, se volete, potete passare tutti i giorni, mi trovate quasi sempre lì. Ciao Luci, senti? No. Luca, ragazzi, ci siamo persi. Ah.
Ai ai ai. Speriamo bene. Ragazzi, mo Gianluca penso che a questo punto rientrerà perché non ci sentiva più. Eh sì, infatti l'1-1, ecco, entra Strizzolo, ragazzi, all'85esimo. Al posto di Juan, quindi manco tutta la partita, l'ha fatto entrare al 30esimo e l'ha fatto uscire. Io non ho capito ancora sto cambio, con anche questo, vabbè. Io, ragazzi, veramente fatico anche qui a capire sto cambio qui, va bene, ok. Gli ha fatto fare 30 minuti. È entrato al 30esimo, non ha fatto fare tutta la partita, ha tenuto tutta la partita Di Carmine, che non ho capito a che serviva tenere Di Carmine, io veramente non lo so. Però va bene così, ok. Io veramente, ragazzi, impazzisco, io... Boh! Questo allenatore faccio sempre più... Eccolo il gol di loro, eccolo! Era nell'aria! Loro vincono con un gol a culo, ma vincono! In tutto il secondo tempo non hanno tirato e adesso arriva il gol! Olè! Olè! Dai! Dai così! Serie C! Dai! Mannaggia quella puttana! Non hanno fatto un cazzo tutto il secondo tempo e lui segna! E loro segnano! Ragazzi, veramente imbarazzanti, guarda, guarda, tutti che si perdono dell'orco, ma io veramente, fate veramente schifo tutti, eccolo qua, il gol della beffa, il gol della beffa, perdere così tanto, ragazzi, non è che io del pareggio ero contento, questa è proprio la goccia che ha servito proprio per finire sulla merda. Peggio di così non poteva finire. Peggio di così non poteva finire. Non c'è finale peggiore di questo. Non c'è finale di questo film horror peggio di questo. Il finale era già scritto ed era messo lì. Questo è il finale che tutti pensavamo che sarebbe successo. Ed è successo. Questo è il peggior finale. Meglio di così. Quindi, signori miei, siamo alla frutta. Siamo veramente alla frutta ormai. Alla frutta, al dessert, a quello che cazzo vi pare. So solo che ormai non ho più la forza necessaria, ve lo dico, non ho più le forze necessarie per poter dirvi qualcosa di senso compiuto. Ok? Non vi offendete, ragazzi, ma non ho più veramente le forze necessarie per poter dire quello che penso, quello che sta succedendo, perché veramente non ce la faccio. Io vi dico solo che il post partita, se continua così, ragazzi, io ve lo dico, perdonatemi, vi chiedo già perdono già da adesso, perché sarà uno di quei video in cui probabilmente dove potrò perdere la pazienza e non sarò assolutamente lucido. Io vi dico la verità, non sarò lucido, perché in queste situazioni penso che voi mi potete comprendere della poca lucidità che in questo momento ho per la testa. Intanto sta rientrando anche il nostro caro Gianluca, eccolo qua. Ah no, ciao Cartal, buonasera a tutti. No, squadra indegna, società indegna, presidente indegno. E veramente un se devono togliere la maglia del grifo da addosso, non la meritano nessuno. Se la devono togliere da addosso, meglio la primavera, meglio giocatori di terza categoria che però danno tutto in campo. Questa è una squadra indegna, nata male,
su una società che è indegna, perché il presidente è indegno, deve andare via, presidente deve andare via, perché tutta sta situazione è figlia di anni e anni di mal gestione della società. Non mi interessa niente di conti a posto e tutte queste cose, cioè basta, è ora di farla finita, cioè basta, cioè i tifosi perugini non meritano queste prestazioni. Si può retrocedere, si può perdere, ma la maglia del Perugia va onorata. Se non sono in grado di onorarla, devono andare via tutti quanti, tutti, tutti. Sì, sì. Intanto ti salutano tutti, dico sei uscito prima. Sì, ragazzi, che stavo a fare? Io sono uscito anche io prima, dopo questa. No, qui stiamo sgomberando tutti. Vado perché poi ci sarà sicuramente area di contestazione, è normale, ma è bene quello stato d'animo che so che torna a casa, perché non è meglio così. È meglio per me, perché mi conosco, quindi meglio che vuoi a casa almeno. Niente, io oggi devo dire la verità che abbiamo toccato il fondo, anzi l'abbiamo raschiato, e ripeto, non, questa è una squadra che non deve, cioè questi giocatori non devono vestire la maglia del Perugia. Se la devono vestire così, se ne devono andare tutti, sì, sì, tutti. Qui non è questione di dire c'è un impasse tecnico, tattico, la squadra si impegna, niente, cioè mentalmente non so quel che c'è, però è una squadra che sicuramente mentalmente non è in grado di gestire una partita, 90 minuti. Il gol oggi è venuto una giocata di un singolo di Melchiorri, perché non meritavamo neanche il pareggio fino a quel punto. Una volta pareggiato, ma neanche ci abbiamo provato, cioè ci abbiamo provato e abbiamo continuato a provarci male, quindi ma è una squadra senza idea. Grazie all'individualità di Federico, il gol è nato dal pareggio grazie all'individualità, non dal gioco. No, ma ripeto, questo lo dico a caldo, ma lo ribadirò anche. Ragazzi, si è bloccato anche Enrico, purtroppo, per me, problemi di connessione. Vediamo se lo recuperiamo. Tanto ho problemi di connessione. E quindi la tifoseria è molto delusa, naturalmente. Ma non è delusa perché siamo ultimi e perché non vinciamo le partite. È delusa da un atteggiamento che c'è dall'inizio del campionato, cioè questo atteggiamento di sufficienza. Nelle partite non so se danno il massimo anche i giocatori, ma tutto questo, ripeto, viene da lontano, viene da una gestione della squadra, della società sbagliata. Un anno va bene, due anni va bene, questo è il terzo anno che abbiamo cambiato tutto, di nuovo va male e ancora insistiamo. Ripeto, qui se ne devono andare tutti, dal presidente al me ne frega niente poi dello stadio nuovo. Basta con queste cazzate, anche perché tanto per lo stadio abbiamo aspettato 30 anni, 20 anni, se aspetto 40 anni mi interessa, non è quello il problema. Cioè adesso per lo stadio nuovo devo andare due a Gubbio a vedere il Perugia, per carità, è un sacrificio che faccio volentieri, non è quello il problema. Se ne devono andare tutti. Dal tutti, primo all'ultimo. Tutti. Dal presidente all'ultimo dei massaggiatori, tutti, tanto della vecchia scuola e della vecchia guardia non c'è rimasto nessuno, no? Allora io saluto solo un giocatore, guarda, voglio salutare solo un giocatore, saluto Matos, perché non c'entra nulla con tutta questa situazione, fortunato e si è dovuto operare, e mi dispiace perché sulla salute delle persone io non lo sai come la penso. Saluto Leandro Rossi, e oggi secondo me poteva giocare benissimo in un ruolo, e invece siamo andati a snaturare un altro giocatore per tenere, secondo me, uno che potrebbe essere veramente il leader, che potrebbe scuotere sto spogliatoio. Invece mi sembra che ha messo ai margini, dovrei capire perché penso che poi stia bene. Comunque, gli unici due giocatori che mi sento di non colpevolizzare più di tanto. Esatto, anche Federico Melchiorri, sì, vabbè, l'impegno ce lo mette sempre, oggi gran gol, ma per il resto basta, ragazzi, per il resto sì, basta, sì. Perché non è,
non è comprensibile, anche se tatticamente non siamo messi bene, cioè in campo un giocatore professionista certe dinamiche le dovrebbe capire. Poi oggi sinceramente non ho capito neanche Baldini, cioè ha tolto Vulic che non ha detto a me, ha detto di tutti, era l'unico che il secondo tempo aveva messo un attimino un po' d'ordine. Luperini ha fatto la prima partita sparito. Di Carmine, bontà sua, si impegna ma ne arriva un pallone. Difendiamo da schifo, e anche se giochiamo in maniera diversa, però un attimino di compattezza ci vorrebbe. Invece niente, sembra che è tutta l'acqua di rose. Indegni, sì. Ripeto, indegni. Fuori dalle palle, scusa la parola, ma... No, ma è giusto così. Lo sai che io non uso mai parole troppo forti, cerco di essere troppo equilibrato, però io questi spettacoli non li voglio vedere. Cioè, chi indossa la maglia del Perugia si deve impegnare, se no a casa. Esatto. Allora, ci ha raggiunto negli ultimi due minuti Gianluca pure. Gianluca, hai finito? Di volta in quando mi fa così il computer, non lo so, ho dovuto riniziare il computer di nuovo. Ok. Come sta? 1-1 ancora? No, è finita 2-1 per loro. 2-1 per loro? Sì, e ci ha fatto gol Carretta. Ecco, capito Gianlu? Ecco. Quindi, ripeto, squadra indegna. E guardate che non è il giudizio mio, eh. Cioè, è stato l'aggettivo più usato oggi. Mamma mia, ragazzi. Vale, ne parleremo giovedì della regina. Oggi parlare della regina è inutile. No, ma no, il problema non è con la regina, cioè il problema è l'atteggiamento. Ripeto, non è un problema retrocedere. Non è quello il problema. È come lo fai. È se in campo metti la dignità, metti il cuore, metti il sudore. Se poi gli altri sono più bravi e vincono meritatamente, nessun problema. Ma la prova di oggi, come anche le prove precedenti, sono indegne di giocatori che indossano la maglia del Perugia. Se io queste prove non le voglio vedere, ripeto, indegna la società e indegni i giocatori. E il Perugia, e mo basta di fare anche le conferenze stampa quelle con le domandine aggiustate. Il Perugia è dei perugini e del Perugia, è dei perugini e dei tifosi del Perugia, né di nessun altro. È sempre stato così, dalla Serie D alla Coppa UEFA. Sia chiaro, perché a qualcuno sti messaggi forse non arrivano. Quindi è bene che a gennaio, a febbraio, quando vogliono, non è un problema. Chi non è in grado di sputare il sangue, se deve levare dalle palle, deve andare via. Devi andare via da Perugia. No, sono stato chiaro? No, dopo mi venite a scrivere i messaggi, ma il presidente Conti a posto, me frega un cazzo, via tutti. Bravo, Enrico. Meglio la Serie D con la squadra che ci avevamo, ma degna di vestire quella maglia, che non questa squadra che è indegna come la società di stare a Perugia. E basta anche questa storia, lo stadio nuovo, quello, quella, basta, va via, fuori dai coglioni tutti quanti. Cioè, noi già siamo stanchi e siamo all'ottava di campionato, la settima che è. Voglio retrocedere e retrocedere sul campo, per carità, perché gli altri sono più bravi, ma voglio vedere una squadra che sputa il sangue. Devono sputare il sangue, devono dare il massimo, siccome il massimo lo danno, mi hanno rotto i coglioni. È quello che sempre dico anch'io: se chi non c'ha buona testa ci deve avere buone gambe, ma qui non ci abbiamo né la testa né le gambe. Esatto, esattamente. Sì, vabbè, ma ragazzi, ma che un professionista riesce a fare un passaggio del metro? Ma di che stiamo a parlare? Oh, ti alleni 24 ore al giorno? Ma me stai piglia per il culo? No, qui nemmeno i miracoli, ragazzi, funzionano. Ma è quello che stavo parlando in trasmissione con Cartal, Enrico. Io posso pensare che uno, due giocatori non siano in condizioni fisiche idonee per giocare. Vedere uno di 36 anni, ma devo esatto. vedere uno di 36 anni che entra al secondo tempo, è il migliore in campo.
Esatto, e beh, perché è quello che ci mette la voglia, è, quello che, è l'unico professionista che c'è in squadra, non so se si è capito, che Melchiorri è l'unico a comportarsi... C'è gente che cammina in campo, c'è gente che cammina in campo, e le passeggiate le deve fare al centro, non a mezzo in campo la pallone, se no pallone non ci devi giocare. È quello che allora, ragazzi, io, se so. Volete, aspetta, faccio non mi frega niente per parlare, che io chiudo questo, se volete, parliamo tra noi. Gianlu, ci stai tu, volendo? Sì, 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 so, ci so. Ok, faccio il post partita, chiudo questa e praticamente lo apro un atto, se fosse tra noi tre e chi vuole venire dopo di noi del gruppo può venire. Ragazzi, io vi saluto, io ve l'ho già detto, il post partita non sarà per tutti. Questa volta scusate ragazzi, io vi saluto, scusate, okay, vi saluto perché ho problemi di connessione. Ciao, 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 ciao. Ciao Harry. Quindi ragazzi, ci vediamo dopo. Diciamo ci vediamo lunedì, domani appunto, su Ring dei Tifosi, canale YouTube. E per quanto riguarda me, staccato questo, c'è il post partita, ascoltatelo tutti, io ve lo dico, sarà di una cosa imbarazzante, però ascoltatelo, purtroppo sarà uno sfogo. Ciao a tutti.